Al via da oggi gli internazionali di tennis Città dell'Aquila a Terno Gas & Power Tennis Cup, il quarto ATP Challenger del 2019 targato MEF Tennis Events. Sui campi in terra rossa del circolo tennis Peppe Verna, sino a domenica 25 agosto ci saranno più di 60 giocatori provenienti da tutto il mondo e si contenderanno il titolo conquistato la scorsa stagione dall'argentino Facundo Bagnis, attuale numero 160. Dopo 10 anni torna all'Aquila il grande tennis, è la seconda volta che l'Aquila ospita un appuntamento ATP Challenger, un circuito di tornei internazionali maschili studiati per consentire a giocatori di seconda fascia di acquisire un ranking sufficiente per accedere ai tabelloni principali o di qualificazione di tornei ATP World Tour 250 Series o ATP World Tour 500 Series. Tantissime le teste di serie e ci sono molti promettenti italiani. Alla vigilia del torneo è stato inaugurato anche il campo internazionale, il nuovo campo centrale del circolo tennis L'Aquila Peppe Verna, recuperato e ristrutturato per volontà del nuovo direttivo, con risorse proprie, ha spiegato il presidente del circolo tennis Pierpaolo Petrucci, che ha sottolineato come la nuova struttura sia necessaria alla luce dell'aumento del numero di soci. Si tratta di un'opportunità molto importante, questa di promozione turistica del territorio, che vede in questi giorni tantissime presenze anche legate alla perdonanza celestiniana. C'è Andrei Martin, testa di serie numero 1, il grande favorito del torneo, che dovrà vedersela con tanti giovani molto interessanti, italiani e non solo. C'è Lorenzo Musetti, numero 1 del mondo under 18, Francesco Forti, Gianmarco Moroni, Gianluigi Quinzi e non solo. E c'è la presenza dell'ex numero uno del mondo Juan Carlos Ferrero, qui con Carlos Alcaraz García, uno degli spagnoli più interessanti, 15 anni, già diverse esperienze a livello internazionale, a livello challenger, e tutto ciò conferma quanto di buono MEF Tennis Events ha fatto quest'anno. Questo è il quarto challenger organizzato da MEF e lo spettacolo è garantito. Che effetto fa essere una città come L'Aquila? Questo è uno dei circoli di tennis più antichi d'Abruzzo, tra l'altro il Peppe Verna, c'è un nuovo campo, insomma che aria si respira? Perché questo poi è un evento molto importante per la città al di là dell'effetto sportivo. Si respira l'aria di un evento molto importante, già dall'inaugurazione del campo internazionale, il nuovo campo centrale del circolo, si è capito quanto questo evento interessi e piaccia agli appassionati, ai curiosi, ai bambini, già presenti appunto all'inaugurazione, e sulle tribune già si vede molta gente, ci sono tutti gli ingredienti davvero per assistere ad una settimana indimenticabile.